Reinventare l'istruzione. Learning World, in associazione con WISE, un'iniziativa di Qatar Foundation. Concedersi un break, una pausa dopo aver terminato la scuola e prima di iniziare gli studi universitari, è una scelta che conquista sempre più giovani. Il gap year, come lo chiamano in Gran Bretagna, è al tempo stesso un test di autonomia dalla famiglia e un'occasione per scoprire nuove culture e modelli di vita. L'Australia offre molteplici possibilità di lavoro ed è una delle destinazioni più attrattive per chi si concede un anno sabbatico. È il primo stop del viaggio di Learning World di questa settimana. Siamo nel Queensland, in Australia. È il tempo delle mele, o meglio della loro raccolta. Eric, Albert e Christine non sono stagionali qualsiasi. Arrivano dall'Estonia e hanno deciso di passare qui il loro anno sabbatico. La cosa più dura è l'orario, 10 ore e mezza di lavoro. Passate a fare sempre gli stessi gesti. A volte però mi pare che questa per me sia veramente una prova. Non potrei mai stare tutto il giorno sdraiato sul sofà a bere birra e guardare la TV. Voglio testare la mia capacità di resistenza. La scarsa densità di popolazione e il costante bisogno di manodopera spingono molti backpackers in questa regione. Ragazzi che amano la natura e hanno deciso di raggranellare un po' di soldi per pagarsi gli studi e decidere cosa fare in futuro. Per il mio anno sabbatico volevo viaggiare, tentare questa avventura, prendendomi anche il tempo di pensare a cosa fare della mia vita. Alla nostra età si avvicina il momento delle scelte e bisogna capire se vogliamo continuare sulla strada di prima o magari fare qualcosa di completamente diverso. Ho deciso che questo era il momento giusto per ragionarci su. I nostri tre amici non hanno moltissimo tempo libero, ma riescono comunque a rilassarsi e cimentarsi in sport mai provati prima. Vivono in un cottage immerso nella foresta e aiutano il loro padrone di casa ad accudire gli animali della tenuta. Un buon modo per distrarsi e lasciarsi temporaneamente alle spalle il tran tran quotidiano. Cercavo qualcosa di diverso, in un posto lontano, ed ho saputo che in Australia i salari erano più alti della media e che c'erano possibilità di lavoro. Passare qui il gap year è veramente facile. Quando arriva la sera, la famiglia improvvisata si ritrova attorno alla tavola per la cena, il modo migliore per conoscersi e riprendere le forze, visto che il giorno successivo la sveglia suonerà presto per tutti. Bene, per continuare a discutere di questo tema e capirne i risvolti, ci colleghiamo adesso con Phil Murray, direttore di gapadvice.org. Lei pensa che il gap year sia solo una lunga vacanza o offra anche altri vantaggi? Come dire, il gap year non è adatto a tutti, ma avere 18 anni è un momento speciale. I giovani in quella fascia di età, dopo 14 anni di studio, hanno la possibilità di tirare il fiato, di fare qualcosa di diverso, di acquisire nuove competenze e di rafforzare anche la propria autostima, mettendosi alla prova. Da un punto di vista pratico, fare questa esperienza contribuisce anche a valorizzare il curriculum. E in seguito, nel mondo del lavoro e negli studi, si vedranno i vantaggi. C'è chi trova poi difficoltà dopo questo break così lungo a tornare a casa e ricominciare gli studi. Lei cosa pensa al riguardo? Questo rischio spaventa alcuni genitori. In realtà la maggioranza dei giovani al ritorno iniziano gli studi universitari. Ma francamente, se un anno di break serve a far capire che la strada scelta in precedenza non era quella giusta e adatta alle proprie esigenze, non è detto che questo sia negativo. Anzi, meglio scoprirlo in tempo, così da non sprecare anni inutilmente. Comunque, di solito il gap year fornisce strumenti utili alla carriera universitaria. Proprio l'altro giorno ho incontrato un giovane che prima di partire voleva iscriversi a storia, ma il viaggio in Senegal che aveva fatto lo ha convinto a specializzarsi in africanistica, scelte frutto dell'esperienza accumulata durante il gap year.
Quindi cosa bisogna fare per sfruttare al meglio l'anno sabbatico? Beh, la ricetta giusta è quella di prepararsi in tempo, di pianificare bene questa esperienza. Salire sul primo aereo così non ha nessun senso. Io suggerisco di iniziare prendendo contatto con le strutture e le organizzazioni che possono fornire informazioni e supporto. Ci sono organizzazioni con una lunga esperienza in questo campo che possono fornire consigli, organizzare l'accoglienza sul posto e al ritorno aiutare i ragazzi a cercare il modo migliore per far fruttare le esperienze fatte, ricercando corsi universitari o posti di lavoro in linea con quanto hanno imparato durante il gap year. Thank you, Mr. Mori. Okay, no problem. L'anno sabbatico non coincide sempre con divertimento o viaggio lavoro all'estero. Per qualcuno è una possibilità di avere una seconda chance universitaria. È il caso dei giovani studenti che abbiamo incontrato in Sudafrica. Ogni giorno milioni di bambini e adolescenti sudafricani vanno a scuola sperando di ottenere un diploma che possa offrir loro un futuro migliore. Le possibilità di emergere sono però ridotte nel paese, più del 50% dei giovani tra i 19 e i 25 anni è disoccupato. Le scuole mancano spesso di mezzi e sedi adatte. Una classe può contare fino a 70 alunni. Il nostro sistema educativo è aperto a tutti. Il problema è quello della qualità dell'istruzione offerta da un sistema scolastico sovraffollato e senza troppi mezzi a disposizione. Nel cuore di Città del Capo, Equal Education, una piccola ONG, ha deciso di provare a cambiare le cose occupandosi in particolare degli allievi che escono dai licei con voti bassi. Per loro l'anno sabbatico si trasforma in un anno di recupero che potrebbe permettere di iscriversi comunque all'università. L'anno scorso Nombulelo è stata bocciata agli esami di matematica. Ho l'impressione di fare molti progressi e mi sento molto più aiutata dell'anno scorso. In classe siamo solo 15 e possiamo avere un rapporto diretto con i professori. Per la signora Townsend la differenza è proprio questa, il lavoro in piccoli gruppi. Lei nel suo corso di fisica ha solo 4 allievi. Per loro fino ad oggi i corsi di fisica erano qualcosa di astratto, qualcosa di totalmente avulso dalla vita reale. A me invece interessa far capire che la scienza è uno strumento che aiuta a spiegare fenomeni concreti e quotidiani. Gli studenti vengono abituati a ragionare in modo non individualistico ma collettivo. La cultura, il diritto all'istruzione sono valori civici capaci di fornire a questo paese giovane nuove prospettive. Cerchiamo di sensibilizzare gli studenti, di informarli sui loro diritti, di spiegar loro che hanno tutto il diritto di esigere dal sistema educativo rispetto e strumenti adeguati. Più i giovani saranno istruiti, più avranno la possibilità di farsi valere. L'ONG si rivolge anche agli insegnanti che vengono invitati a partecipare a corsi di aggiornamento e organizzarsi per chiedere più infrastrutture scolastiche, più biblioteche, più sale studio. Il programma coinvolge 10.000 persone nella sola regione di Città del Capo. È tutto per questa settimana. Alla prossima! Learning World, in associazione con WISE, un'iniziativa di Qatar Foundation.